categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto civile. Il premio è quello di avvocato emergente dell'anno contrattualistica contenzioso. E leggiamo la motivazione che sta alla base di questo premio. Per essersi distinto, nonostante la giovane età, nell'ambito del diritto civile con una particolare expertise nella materia contrattualistica, per le importanti attività editoriali realizzate che confermano l'elevata competenza e la specializzazione dell'avvocato e per la determinazione e la lungimiranza che lo contraddistinguono. The winner is Andrea Castiglioni, studio legale Castiglioni. Ed è naturalmente qui con noi, founder e titolare dello studio. Giustamente un primo approccio, un primo avvicinamento al premio. Complimenti. Grazie. Le chiedo di accomodarsi, come facciamo con tutti i premiati, con tutte le eccellenze del nostro territorio, per chiederle un commento su questo premio. Indubbiamente sono lusingato e molto contento, perché nella nostra professione i giorni si susseguono in modo rapidissimo e le vicende professionali ti assorbono completamente. Questo premio, diciamo che fa alzare un po' il capo, mi fa rendere conto che forse tutto quello che ho seminato sta dando i suoi frutti. Comincia la raccolta, insomma, no? Nonostante la giovane età, è quello che è stato messo in evidenza proprio nella motivazione. Però, a quanto si legge, nonostante la giovane età, sono tanti successi già ottenuti. Sì, sì, si riferiva prima anche alle mie esperienze editoriali. Devo riconoscere di sì, perché in effetti da sempre mi divido tra la professione pura e l'ambito scientifico, che mi ha sempre appassionato, e visto che indubbiamente giova anche alla professione, ci metto sempre molto impegno, e in effetti ho all'attivo diverse pubblicazioni e spero di continuare così, spero continuerete a leggerle, anche se magari non vi possono interessare direttamente. No, certamente. Se è stato messo in evidenza vuol dire che sono servite e continueranno a servire sicuramente. Quindi questo è un po' un riepilogo, certo, seppur sommario, ma che fa capire la portata del suo studio, della sua professione. Da questo momento in avanti, cosa c'è in cantiere? Ma se volessi essere sincero, il mio obiettivo sarebbe quello di far capire alle persone, che possono essere clienti o potenziali clienti, quello che sta dietro l'impegno e la preparazione del nostro lavoro. Quello che può apparire da fuori può sembrare semplice, mentre invece nasconde molto impegno e responsabilità, se il lavoro vuole essere fatto bene, ovviamente. E io spero anche con questo premio che questo messaggio sia passato e che possa essere riconosciuto il fatto che con un grande impegno e una preparazione ferrea possano esserci anche risultati, e spero riconoscimenti, certo, professionali e non. Ecco, nella motivazione un'ultima cosa, abbiamo letto anche la parola lungimiranza, che sembra quasi un miraggio in questo momento in cui dobbiamo ragionare per forza di cose da un giorno con l'altro, però insomma, com'è possibile? Lo so, è una domanda da $1 miliardi, però insomma è fondamentale anche per dare un messaggio di ottimismo. Lungimiranza, in effetti è veramente una domanda impegnativa e non sono preparato a rispondere. Però se dovessi sforzarmi, penso che la chiave sia nel capire le esigenze della clientela, della gente, e visto che le persone, a differenza del passato, sono molto più esigenti e preparate, questo ci impone di essere sempre più diretti, trasparenti e sinceri, per rendere un servizio migliore il più possibile al cliente. Quindi forse la lungimiranza penso si ponga su questo solco. Infatti, io voglio mantenere questo solco qua. Anche se a un primo approccio qualcuno può sembrare, non so come dire, pessimistica la mia valutazione giuridica che faccio, ma se alla lunga poi si rivela forse il male minore, allora
forse era lungimirante, non era pessimista. Guardi che non è vero che non mi ha risposto, anzi le ha toccato un altro punto centrale, possiamo chiudere su questo, ossia il fatto che questo periodo ci abbia portato ancora di più a valutare le diverse esigenze dei clienti, e saperle riconoscere vuol dire poi saper agire con lungimiranza e tempestivamente per soddisfare tutti. Quindi ha toccato proprio un tasto centrale, ha visto? Senza saperlo. L'improvvisazione fa tutto. Allora, grazie. Adesso può ritirare naturalmente il suo premio. L'aspettiamo qui anche il prossimo anno su questo palco. Mi farebbe piacere, senz'altro. Quindi noi monitoriamo il lavoro dello studio legale Castiglioni. Grazie Andrea Castiglioni, founder e titolare. Può prendere il suo premio e complimenti. Grazie.